Nel dopogara siamo al Pala Olimpia con i due D'Onofrio, il più piccolo e il più grande dei D'Onofrio. Al più piccolo voglio chiedere, partita abbastanza nervosa, addirittura sei stato anche ammonito, salterai la prossima. A cosa attribuisci questo fattore? Allora, innanzitutto voglio ringraziare i ragazzi che da sempre ci hanno supportato in questa stagione. Poi per la partita è stata una partita non facile, visto che siamo alla fine e c'era ancora tutto da decidere. Perciò adesso manca solo un piccolo passo, abbiamo già un piede per questo titolo, speriamo bene. Anche se fisicamente non ci sarò a causa della squalifica, sarò con il cuore sempre vicino ai miei compagni. Mentre Giovanni vorrei chiedere, nonostante il 4-0 iniziale, la partita nel secondo tempo si è messa un attimino in salita. Disattenzione, distrazione o il fatto che ormai il traguardo è vicino e quindi si inizia a sentire ancora di più la tensione? No, non ci sta attenzione, semplicemente ci siamo un po' innervositi e io personalmente chiedo scusa alla mia squadra perché mi sono un po' comportato male, anche se non per colpa mia, perché sono stati un po' gli avversari che ci hanno istigato, però siamo andati un po' sottotono, anche se la gara ce l'abbiamo avuta sempre sotto controllo. Faccio i complimenti a tutti e credo che calcisticamente siamo la migliore squadra del campionato e credo che ho vinto anche la sfida al 90% con la mia società. Altre due partite e il titolo è nostro. Grazie a tutti. All'inizio la partita si era messa in discesa, loro hanno usato le loro armi, ossia l'hanno messa sul piano nervoso, sul piano della provocazione. Noi ragazzi diciamo che un po' sentiamo la tensione di arrivare primi in classifica, però alla fine siamo stati bravi a contenerli e a contenerci da questo punto di vista. Io spero davvero che già dalla prossima in casa possiamo finalmente vincere il campionato in questo senso. Ovviamente un po' di nervosismo da parte nostra c'è stata, però quando l'obiettivo è vicino è anche lecito. A questo punto si può dire è fatta? L'altra volta dissi in parte, ripeto, in parte, scaramanticamente in parte. Siamo con uno dei protagonisti della partita, il portiere Luca Pisapia, al quale vorrei chiedere. Uno striscione oggi esposto dal gruppo Pistoicos recitava "Ci siamo quasi". A questo punto? Sono pienamente d'accordo con loro, sono grazie a loro che sono fantastici, riusciremo a salire di categoria. Sono sicurissimo, ormai siamo arrivati. Dopo qualche tua personale partita un po' sottotono, oggi grande prestazione. Mi gaso nelle partite che contano, è inutile, la testa non funziona altrove. Basta così. Grazie, forza Pisticci!